3, 2, 1, via! Allora, benvenuti nel mio canale. Io sono Nari Tarento, per chi non ha visto il video precedente. Allora, ora vi farò vedere come si colora. Allora, ora stiamo facendo dei popcorn. Come vedete, questo video durerà 10 minuti per chi non l'ha visto, quindi non state tutte le ore a vederlo. Se ci sono delle pubblicità, se c'è salt'annuncio, vi consiglio di metterlo sempre, e ora basta chiacchiere, andiamo a colorare. Allora, col rosso facciamo la cannuccia e anche queste, le linee dei popcorn. Poi i popcorn, scegliete voi, io li faccio bianchi, anche se il bianco glitterato si vede. Quindi io li faccio bianchi. Ok, facciamo tutti bianchi, va? La prima volta. Ma cerca di cancellare, Narita, ti prego. Facciamo anche le linee di bianco. Ok, il bicchiere invece lo facciamo blu. Facciamo la linea e il dentro, dentro, dentro invece lo facciamo. Fammi decidere, lo facciamo esattamente rosso. No, 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 anzi no. No, lo facciamo esattamente viola. Ed ecco. Allora, ora invece ci prepariamo con lo sfondo. Allora, lo sfondo sarà esattamente questo. La prima volta che lo uso. Io non ho fatto mai qualcosa di così bello oltre al tamburello del video. L'ha visto? E per chi non l'ha visto, vi consiglio, che per me è proprio un miracolo. Ok, ho quasi finito il primo. Passo con me. Guardate. Guardate il risultato di questo bellissimo popcorn. E ora facciamo un altro. Allora, ora facciamo facciamo una scopa, perché tutti gli altri sono un po' paurosini, però la prima volta che ho sbagliato, cioè. Invece la luna la facciamo azzurra. Cioè, volevo dire grigia, non azzurra. Poi facciamo la parte che pulisce della scopa verde, cioè non verde, volevo dire marrone. E poi tutto il resto facciamo oro. E ora passiamo subito al risultato. Allora, il risultato per me saranno le zucche, perché questo è di Halloween. Le
zucche di Halloween. Risultato. Allora, ciao a tutti, se vi è piaciuto questo video lasciate sempre, fatemelo sempre sapere con un like. Ci vediamo al prossimo video.